È iniziata la 14ª edizione di Nonno Ascoltami, la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi e la più longeva di udito Italia Onlus. La prima tappa si è svolta nel comune di Sulmona, in piazza 20 Settembre. Partners dell'evento, l'Istituto Acustico Maico e la Croce Rossa Italiana. È fondamentale almeno una volta l'anno controllare il proprio udito affinché si possa avere la consapevolezza dello stato di salute di un organo così importante. L'udito serve non solo per sentire, ma serve per comunicare, per essere inseriti nella società. Ecco perché nel momento in cui siamo privati anche di poco, se abbiamo anche un leggero abbassamento di udito, abbiamo difficoltà a essere in contatto con i nostri cari, a essere efficienti sul lavoro, a essere inseriti, pensiamo ai bambini, nella classe, con i loro simili, e quindi anche c'è il rischio di un livello minore di istruzione. L'udito serve ad essere attivi, efficaci, ecco perché proprio specie nella terza età è importante sentire bene, significa essere brillanti, essere inseriti nel contesto degli amici, della famiglia e dei propri cari. Quest'oggi è qui a Sulmona una grande partecipazione, questo bisogna dirlo. È straordinario vedere come ci sia bisogno di informazione appunto sul tema dell'udito, ci sia bisogno di incontrare il proprio medico, ci sia bisogno di fare il controllo dell'udito, che poi è un test velocissimo, 5 minuti, però ci fa capire effettivamente come siamo messi. Il risultato è grandioso, Sulmona ha risposto benissimo, è l'inizio di questa 14ª campagna che abbiamo iniziato con la prima piazza, quella di Pescara, 14 anni fa, e adesso questa manifestazione è l'unica in Italia e copre tutte le piazze d'Italia, parliamo di Milano, Napoli, Roma, città importanti che hanno aderito a questo nostro appello tutto abruzzese, perché proprio da Pescara è partita l'iniziativa e ormai siamo arrivati, devo dire, a livelli importanti. Pochi giorni fa è stata lanciata la campagna presso la Camera dei Deputati, eravamo in tanti, tutto un coro di attivisti, di persone che hanno siglato protocolli con questa associazione, perché poi la prevenzione è fondamentale, lo dicono tutti, nel caso dell'udito è ancora più importante. Ritorna come ogni anno l'evento dedicato all'udito più conosciuto in Italia, Nonno Ascoltami, la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi, promossa da Udito Italia, è arrivata nel 2023 alla sua 14ª edizione. L'amministrazione comunale plaude all'iniziativa fatta da Udito Italia Onlus, che ha scelto la piazza di Sulmona e la collaborazione con l'ospedale di Sulmona, offrendo un servizio alla cittadinanza, un servizio direi molto utile, perché uno screening e una sensibilizzazione a controllare l'udito, che è una cosa fortemente importante sia da un punto di vista della salute che da un punto di vista della socialità, è veramente per l'amministrazione comunale è veramente contenta che questa Onlus abbia scelto Udito Italia, abbia scelto la nostra piazza e il nostro ospedale per poter fare questo screening. Sono quindi sicuramente da ringraziare, e vediamo che comunque la partecipazione c'è ed è una buona cosa. Queste attività sono la collaborazione tra, diciamo, il pubblico privato, quindi gli enti del terzo settore, oggi come oggi diventano sempre più importanti, e questa è una manifestazione che lo dimostra. Pertanto veramente grazie a Udito Italia Onlus per aver organizzato nella nostra piazza e con la collaborazione con il nostro ospedale questa iniziativa. Nei presidi accessibili al pubblico vengono effettuate attività di prevenzione e soprattutto di informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute dell'udito. È una giornata di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione sui disturbi dell'udito, che è un tema molto importante. Noi come Istituto Acustico Maico sosteniamo l'iniziativa dalla prima ora, in quanto sosteniamo l'associazione da 14 anni, quando questa era la 14ª edizione, fornendo tutto quello che è il nostro know-how, la nostra strumentazione e tutti quelli che sono i nostri tecnici audioprotesisti qualificati per poter effettuare un controllo gratuito dell'udito. Siamo orgogliosi di aver sostenuto dall'inizio di questa attività
l'attività dell'associazione, in quanto ad oggi l'associazione ha fatto parecchia strada fino ad essere arrivata al riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo ci rende particolarmente orgogliosi perché abbiamo creduto fin da subito in quanto sia importante l'attività di prevenzione e sensibilizzazione dei disturbi uditivi. Medici, specialisti, professionisti sanitari e volontari sono a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l'udito, per prendersene cura nel modo giusto. Siamo alla 14ª edizione, è cominciato tutto nella città principale, nella piazza principale che fu Pescara nel 2010, e attualmente tocchiamo quasi tutte le piazze d'Italia in termini di attività di prevenzione e sensibilizzazione, e noi localmente siamo sostenitori di questa attività proprio da 14 anni. La prevenzione sull'udito è secondo me ancora una problematica un po' sottovalutata, secondo me. Noi riscontriamo tante persone con ipoacusie gravi che ancora pensano di non avere disturbi, è molto sottovalutata. In realtà con l'ipoacusia si va incontro a problematiche ben importanti, tipo la demenza senile, ma anche la depressione, cioè l'anziano che non sente. Tutta l'utenza, ma in particolare l'anziano, dove la patologia è più frequente, è un anziano che si isola, è un anziano che non partecipa alle conversazioni familiari, è un anziano che rinuncia alla vita sociale. E questo è un disagio grandissimo che più che l'anziano sono i familiari stessi che dovrebbero riconoscere e dovrebbero incentivare l'anziano al controllo, alla prevenzione e eventualmente anche alla correzione se ci sono i presupposti, se ce n'è bisogno. Quindi è davvero importante il controllo? Fondamentale, assolutamente, e soprattutto la correzione. Qualora ci fossero i presupposti, è importante prenderla più prematuramente possibile, perché più si protesizza, più si corregge un cervello giovane attivo, più la risposta, la correzione è precisa, il cervello si abitua prima alla protesizzazione, quindi proprio all'apparecchio acustico, cioè più se si ha necessità. Più si protesizza in modo immediato, in un'età giovane, e più si ha una buona correzione, un altissimo livello, una percentuale più alta di correzione, insomma. La cosa da tenere presente è che qui a Sulmona c'è una alta percentuale di persone che superano i 60 anni, quindi è molto importante, anche se anche i giovani potrebbero accostarsi a questo tipo di controllo. Il perché della Croce Rossa? Perché Croce Rossa comunque lavora per la tutela della salute, quindi con molto entusiasmo abbiamo accolto questo invito da parte dell'associazione Nonno Ascoltami, perché rientra è uno dei tanti servizi che Croce Rossa offre alla cittadinanza. Questa collaborazione ci piace, abbiamo accolto da subito, è la prima volta che veniamo coinvolti in questo tipo di manifestazione, l'abbiamo accolta con entusiasmo, siamo qui da stamattina alle 7:30 per rendere accogliente questo locale e siamo sempre in prima linea, anche in queste cose. Perché è importante il controllo dell'udito? Allora, è molto importante perché ci possono essere diverse problematiche come l'isolamento, soprattutto nel paziente anziano, oppure disturbi nella localizzazione del suono e quindi un rischio aumentato mettendosi alla guida. Ci sono problematiche anche di equilibrio perché l'udito interviene anche nell'orientamento spaziale, è importante anche in questo senso. Oltretutto un controllo è sempre di un certo rilievo, soprattutto nelle forme monolaterali di perdita uditiva, perché passiamo dal banale tappo di cerume a problemi in acuto come l'infarto dell'orecchio, oppure in modo un po' più lento come sviluppo, praticamente al neurinoma del nervo acustico. Quindi è sempre importante la prevenzione, e questa campagna di oggi fatta qui a Sulmona veramente trova una grande accoglienza da parte nostra.
In cosa consiste il controllo? Il controllo consiste in una visita otorinolaringoiatrica per vedere se ci sono infezioni, tappi di cerume, qualcosa che possa condizionare poi il risultato dell'esame audiometrico, quindi nell'esame audiometrico che è appunto la valutazione della soglia uditiva, accompagnato poi da altri tipi di esame che possono essere l'impedenzometria, i potenziali evocati uditivi, le autoemissioni acustiche, a seconda del problema che il paziente presenta. Beh, queste sono occasioni importanti per sensibilizzare quello che è il problema uditivo, che è molto diffuso ma è un po' ha un rifiuto psicologico all'interno della società, e quindi queste sono quelle occasioni un po' per dedicarsi 5 minuti alla propria salute e vedere la difficoltà uditiva sotto un altro aspetto, come una difficoltà normale. Nella normalità più totale, quando una persona arriva a una certa età, inizia a vedere di meno, mette l'occhiale da vista, nella normalità più totale, nella difficoltà uditiva, si adotta un ausilio acustico, un apparecchio acustico, senza vederla in maniera negativa o problematica. C'è un'esposizione acustica maggiore rispetto alle generazioni precedenti, come a causa dell'utilizzo eccessivo di telefoni, telefonini, di musica alto volume, ma anche i lavori. Oggi ci sono cure farmacologiche che hanno come effetto, come conseguenza l'abbassamento uditivo, ma anche la semplice familiarità. Nei casi in cui ci sono persone, familiari che hanno avuto un abbassamento uditivo, è importante controllarlo nella prevenzione, cioè preventivamente. Sempre di più abbiamo notato come è un argomento abbastanza poco sensibilizzato, ecco. Il nostro obiettivo è far sì che le persone capiscano che l'esame non sia un problema, anzi è un modo per conoscere e capire l'intera situazione acustica, e molte volte i soggetti stessi che possono avere un'ipoacusia non si accorgono del problema, è più facile che se ne accorgano i familiari, i parenti. Le giornate di oggi servono proprio ad aiutare il più possibile non solo le persone che possono essere interessate a fare questo esame, ma anche chi è più restio a farle, è proprio per far capire che non c'è una problematica in questo, ed è molto importante perché a livello uditivo l'intera socialità, l'intera capacità comunicativa delle persone veramente si basa tutto su quello. Arrivare ad avere una perdita uditiva molte volte porta ad isolarsi, ad avere problematiche di comunicazione, a far finta di capire, detto banalmente, o ad avere anche tutte quelle situazioni dove ci si abitua più a leggere il labiale, a far finta di capire appunto, piuttosto che magari volersi correggere ed aiutarsi. Dal punto di vista tecnico, in che cosa consiste l'esame? L'esame audiometrico non è altro che quello preventivo di suoni mandati con intermittenza per riuscire a capire la minima percezione udibile dalla persona. E, a livello cocleare immaginiamo che ci siano delle aree, ogni frequenza che mandiamo su per giù è come se un'area la prendesse, quindi è come fare una piccola mappa della coclea, poi ovviamente togliendo tutte le altre problematiche possibili, ma quelle si vedono in corso d'opera. Mandando questi suoni la persona ci risponde e in base al suono minimo udibile noi facciamo un tracciato, poi da lì ci sono ulteriori controlli che vengono fatti in caso di problematiche, patologie trasmissive, percettive e così via. In caso di problematiche cosa succede? In base all'esame, se ci fosse la parvenza di una problematica, si indaga su quello che è il problema stesso. Può essere un problema patologico, può essere un'otosclerosi, può essere un po' di catarro, un po' di cerume, una perforazione timpanica, o può essere una problematica cocleare, retrococleare e quant'altro. Tutti gli esami che vengono fatti partono tutti dall'esame preventivo. Una volta fatto quello si fanno i successivi e da quello c'è la rispettiva soluzione, o medica o chirurgica, o in alcuni casi anche protesica.